Cade in casa contro il Porto Viro per 3-1 la Cave del Sole Lagonegro, in una partita in cui si è cercato di dare di tutto di più per evitare che la posizione in classifica diventi zona retrocessione senza appello. Lo sapevamo, quando sono arrivato non avevo dubbi che doveva essere così, perché il calendario non era dalla nostra parte, trovavamo tutte squadre molto più forti di noi e noi però dobbiamo essere bravi adesso a non mollare, a stare qua. Come stanno facendo i ragazzi? Io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché queste settimane si stanno sacrificando, stiamo lavorando tantissimo e penso anche che a livello di gioco si vede un pochettino qualcosa che prima non andava, adesso va, però poi alla fine dall'altra parte trovi queste squadre qua e non ti perdonano le ingenuità e purtroppo il fatto di stare in questa posizione in classifica non ti dà quella tranquillità di fare bene anche delle cose facili. È Porto Viro a condurre il gioco, i lagonegresi entrano poco in gara, lasciando così agli ospiti la possibilità di chiudere il primo set. Nel secondo arriva la reazione dei padroni di casa, che nella metà del set riescono a trovare continuità e dal pareggio del 21-21 vanno ai vantaggi e chiudono il set. Nel terzo parte subito bene Lagonegro, poi si fa recuperare ed è costretta a rincorrere gli ospiti seppur di due lunghezze. Nel finale un'indecisione si mostra fatale e il set scivola nelle mani dei veneti. Al finale dei set due errori fatali. Vabbè, ma l'errore è quello che ti fa crescere. Vediamo, lo andremo a studiare e dobbiamo fare di tutto perché non accada più. Ad aggravare la situazione il colpaccio del Reggio Emilia, che batte per 3-1 il Santa Croce e guadagna punti importanti in classifica, allontanando lo spauracchio della retrocessione. In casa dei biancorossi non si nasconde la delusione per una stagione pensata con un finale diverso per una squadra allestita per essere tra le protagoniste. Doveva essere una bella serata, immaginavamo sicuramente una partita diversa e un risultato diverso. Così non è stato, usciamo mestamente a testa bassa e ora quelle poche speranze che abbiamo cercheremo fino all'ultimo di aggrapparci alla categoria e abbiamo bisogno di un miracolo. Miracolo ci può essere e se miracolo non sarà? Se miracolo non sarà, lo sport è questo purtroppo e bisogna accettare le sconfitte. Sicuramente tante cose quest'anno non sono andate bene, avevamo immaginato di aver costruito una squadra che doveva ambire ad altro, non è andata così. Probabilmente ripartiremo, bisogna fermarsi, ragionare, certo la dura legge dello sport va accettata, si riparte dalla A3 o dalla B, vedremo. Thank you.